Brani dal libro Battesimo dello Spirito e Liberazione del Pastore Danny Smith. Capitolo 11. Liberazione dagli idoli, seconda parte. Continua comunione con Dio. Quanto abbiamo visto nella lettura precedente richiede da noi una stretta, continua comunione con Dio. Il profeta Isaia lo capì quando scrisse: «Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta, perché confida in te». Isaia 26, versetto 3. Nota gli elementi che mantengono la nostra pace. Mantenere la nostra mente in Cristo e confidare che Egli farà quello che dice. Per questo Paolo scrisse: «Non cessate mai di pregare». Prima Tessalonicesi 5, 17. Ellen White presentò chiaramente questa verità scrivendo: «L'unica salvaguardia contro il male è far dimorare il Cristo nel cuore mediante la fede nella sua giustizia. Se non ci uniamo intimamente con Dio, non possiamo resistere agli effetti dell'egoismo, dell'indulgenza verso noi stessi e non possiamo resistere alla tentazione di peccare. Possiamo separarci da Satana e abbandonare molte cattive abitudini, ma senza una vitale comunione con Dio e una continua consacrazione a Lui, saremo inevitabilmente sopraffatti. Privi di una diretta conoscenza del Cristo e di una comunione continua, resteremo in balia del nemico e soggetti alla sua volontà». Citazioni dalla Speranza dell'Uomo, pagina 266. Dio ci offre liberazione da ogni influsso che Satana tenta di introdurre nella nostra vita. Dobbiamo imparare come ottenere liberazione, non grazie alla forza di volontà, ma guardando a Gesù che abita in noi tramite il battesimo dello Spirito Santo. Scrive l'Apostolo Paolo: «Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio». Ebrei 12, versetti 1-2. Dobbiamo credere per fede che Egli farà quanto ha detto che avrebbe fatto, cioè donarci il suo amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Oswald Chambers fu un famoso autore cristiano del XX secolo che morì quando era ancora giovane. Nonostante la sua breve esistenza, ebbe un impatto su molti per portarli a Cristo. Una delle sue opere più conosciute è una raccolta di meditazioni giornaliere dal titolo «Il mio massimo per l'Altissimo». Cito dalla meditazione del 23 luglio, intitolata «Santificazione». Nota del traduttore. L'autore comincia questa meditazione con le parole «dal lato della vita», perché nella precedente meditazione del 22 luglio iniziava con le parole «dal lato della morte», indicando con questo la nostra necessità di morire a noi stessi e rinunciare al nostro io, ora tratta il frutto che deve caratterizzare una vita morta a se stessa e rinata per la grazia di Dio. «Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi, santificazione». Prima Corinzi 1,30. Dal lato della vita, il mistero della santificazione è che le perfette qualità di Gesù Cristo mi vengono impartite come un dono, non gradualmente, ma istantaneamente, una volta che realizzo che Egli è stato fatto per me, santificazione. Santificazione significa niente di meno che la santità di Gesù diventa mia ed è manifestata nella mia vita. Il segreto più straordinario di vivere una vita santa non risiede nell'imitazione di Gesù, ma nel lasciare che le sue perfette qualità si manifestino nella mia carne umana. La santificazione è Cristo
in voi. Vedi Colossesi capitolo 1 versetto 27. È la sua meravigliosa vita che mi viene impartita per la grazia di Dio. Sono disponibile affinché Dio faccia diventare reale in me la santificazione come lo è nella sua parola? Santificazione significa che le sante qualità di Gesù Cristo mi vengono impartite. È il dono della pazienza, dell'amore, santità, fede, purezza e pietà che sono suoi e vengono manifestati in un'anima santificata e attraverso di essa. Santificazione non è prendere da Gesù il potere di essere santi e attingere da Gesù la santità vera e propria che era manifestata in Lui e che ora Egli manifesta in me. La santificazione è una trasmissione, non un'imitazione. L'imitazione è qualcosa di totalmente differente. La perfezione in ogni cosa è in Gesù Cristo e il mistero della santificazione sta nel fatto che le sue qualità perfette sono a mia disposizione. Di conseguenza io, lentamente ma sicuramente, comincio a vivere una vita di ineffabile ordine, solidità e santità, custodito dalla potenza di Dio. Vedi Prima Pietro capitolo 1 versetto 5. Fine della citazione. Allora, come scrisse Paolo, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ebrei 12, versetti 1 e 2.